Simone Sini, un esordio il tuo in una partita incandescente. Alla fine, naturalmente, dall'altra parte c'era la Vigor che voleva pareggiarla. Avete stretto i denti, siete stati anche un tantino fortunati. No, sì, sì, però per come si era messa la partita, diciamo che dovevamo provare a chiuderla. Sapevamo che comunque alla fine, su quel risultato là, loro andavano tutti avanti alla disperata, hanno avuto l'occasione, diciamo, di pareggiare, però penso che potevamo chiudere anche noi prima la partita. Simone, quali sono le tue condizioni? No, no, buone, buone. Ora sono, diciamo, 10 giorni che mi sto allenando e penso di stare abbastanza bene. Senti, nello spogliatoio come è stato accolto questo primo posto da solo? No, c'è euforia. Da solo? Però sono passate 5 partite, quindi diciamo è ancora presto. Fa bene vincere, fa bene al morale, però dobbiamo sempre stare concentrati, lavorare e non pensare che abbiamo fatto qualcosa, che il campionato è ancora lungo e dobbiamo ancora vincere di partite. Oltre 400 tifosi a seguito, un bel segnale questo anche, no? No, no, è bellissimo, uno spettacolo, vi ringraziamo e penso in questo momento gli stiamo dando anche a loro delle soddisfazioni e questo è quello che possiamo fare noi, ringraziarli in campo così, vincendo le partite e dando tutto. L'ultima, tornando sulla partita, un'ottima personalità, una buona personalità da parte vostra comunque. Non era facile qui, prima perché era la capolista, ma poi perché veniva da un derby vinto contro l'Ancona all'ultimo e poi c'è quel Pesaresi che è sempre un grande bomba. No, vabbè, è normale, ma una squadra che vuole fare un campionato di vertice deve comunque avere questa personalità, deve venire, andare su tutti i campi per provare a vincerla e imporre, diciamo, il proprio gioco. Quindi su questo deve essere la nostra costanza.